l'arrivo nel porto di Napoli dell'incrociatore Montecuccoli, reduce da una missione compiuta in 18 mesi di crociera in Estremo Oriente, che è tra le più importanti di quante siano state assegnate in questi ultimi tempi alla nostra Marina. Com'è noto, aggravatisi gli avvenimenti in Estremo Oriente, il Montecuccoli, a velocità di primato, giunse il 25 settembre del 1937 a Shanghai, assumendo il comando delle forze italiane costituite da cannoniere e siluranti. Marinai e granatieri furono sbarcati subito a protezione della nostra concessione, già presidiata da reparti dell'eroico reggimento San Marco. Non appena migliorata la situazione a Shanghai, il Montecuccoli visitò gli scali principali dell'Australia, del Giappone e della Corea. Durante così lunghe e difficili navigazioni, Stato Maggiore ed equipaggio offrirono prova di singolare perizia e il materiale fu sottoposto ad un severo collaudo.